Ia, sono belle, sono meravigliose. Ia, cioè, ma come mai sei rimasto? Come fai? Ma quanti anni hai te? Io 200, era primo era. 250, ne ho tolto nemmeno più. Come fai ad essere sempre in forma piena così? Perché ho fatto tanti risvegli naturali. Sì. La più bella cosa del mondo è il risveglio naturale, lo sapete. Voi operai, cosa vuol dire risveglio naturale? Non lo sanno. Allora ve lo spiego io. Il gallaccio me la sveglia sul comodino. Se ti ho fatto tu, avevo 20 anni, tu mi dava noia. E la presi e la buttai nel canneto. E da quella volta lì risveglio naturale. Quando mi sveglio, quando mi voglio svegliare mi sveglio. È tutto risvegliare. E non suonava più. Ma voi altri per 40 anni, 50 anni, 5 tocco. Tocco 9, ma che la vita, la sola, la mia 12. E poi cosa avete concluso? Niente, perché mangiano tutto, anche le tegole mangiano, mentre noi hai del governo. Sì. Lo vedete, a voi operai che mi mangiano tutto, alla barba vostra, mangiano tutto. E allora cosa dovete fare voi altri? Non andate più a lavorare, chiudete tutti gli ancelli, chiudete. Come chiudi ancelli? Chiudi tutto, tira sì, su. Ma sì. Perché hanno rifatto? Non lo so se ci hanno messo ancelli o cosa c'è. Ma Dio, l'hanno rifatto queste cose lì? A quei tempi sì le facevano. Sì? A tempi di mio babbo sì. Sì? Crumiglio non entrava, non entrava più nessuno, compagno non entravano dentro, era la fabbia era sua. Chi erano compagni? Compagni, un po' mescolati, ma insomma fascisti, erano tutti uguali. E stavano dentro, e quelli che facevano sciopero erano botte nella testa, sì, perché andavano a lavorare, erano briscole, perché le volevano tutti fuori. E invece oggigiorno cos'è? La gente è per la gola, non capisce più nulla, e vive per 500 euro, 600. Perciò ci vanno a lavorare al suo posto, ci vanno l'extracomunitari. Ma te ve ne rendete conto? A che punti siamo? Operai, svegliatevi, chiudete tutte, venite via! O fate la rivoluzione, ve lo dice il gallaccio, e non ci andate più a votare.